questo è, diciamo, la massima espressione del Chianti classico secondo San Felice. E quindi è una riserva, diciamo, come tipologia, quindi si rifà a quello che è il grigio, però ovviamente lo interpreta in una maniera un pochino più, da un certo punto di vista, ortodossa rispetto alla tradizione, dall'altro punto di vista in maniera chiaramente più complessa, più sfaccettata. Quindi è un vino che ha bisogno di un invecchiamento un po' più lungo per esprimersi al massimo, tant'è che stasera beviamo il 2001 e non appunto il 2003, perché appunto da stasera questo vino comincia ad avere la complessità necessaria per poterlo apprezzare. Vedete appunto il colore, anche qui siamo quasi completamente sangiovese, colore che già è diciamo sul granato, anche se rimangono delle venature purpure, quindi insomma probabilmente una bella acidità ancora presente in questo vino. 2001, ricordate, è una delle annate migliori della Toscana negli ultimi 10 anni, quindi solamente non piace solo Wine Spectator, insomma è un'annata veramente buona un po' dappertutto in Toscana. Come vedete nel bicchiere, archetti molto fini, la attivazione lenta, quindi un vino sicuramente grande glicerina, alcol, struttura, e a annusarlo è soprattutto dopo il Pugnitello è un vino completamente diverso, sentite benissimo, perché laggiù c'erano le barrique, qui ci sono le botti grandi, rovere di Slavonia, quindi un rovere che non apporta particolari profumi, l'ossigenazione del vino è minore, un vino che viene invecchiato più simile a un Brunello che rispetto al Pugnitello o altri vini più, diciamo, sullo stile super Tuscan, come poi assaggeremo il Vigorello. Quindi un vino che però sicuramente permette a Sangiovese di esprimersi in maniera veramente ampia. Ecco, mettendo il naso qua dentro, probabilmente è il vino più toscano di quelli che abbiamo assaggiato finora. Sentite che è un vino che non aggredisce, cioè non c'è una massa di profumi che salta al naso, però è un vino che, diciamo, come si dice, un po' poeticamente un po' sussurra, nel senso che dà questi profumi di ciliegia, di amarena, sottospirito, da questi profumi di liquirizia, di fiori secchi, di un po' di anche qui una punta di pellame nobile, di cuoio, di una puntina anche d'anice, se ce l'avete in mente un attimino. Tutte sensazioni che sono, dicevo, tipiche del Sangiovese che ha sulle spalle qualche anno di invecchiamento fatto bene. Quindi un vino che appunto deve entrare in maniera così elegante, senza essere eccessivo. Un vino però che sicuramente, al di là del naso, quello che la sua dimensione migliore è quella proprio del gusto. Ecco, se lo assaggiate sentite che questa sapidità, vino veramente con una sua quasi salinità importante, un vino che ha questa aristocraticità di sapore che lo fa somigliare quasi più a un Brunello che a un Chianti classico, diciamo, tradizionale. Però in realtà, al di là della DOCG, del Chianti, del Brunello, quello che viene fuori oggi secondo me bellissimo è proprio il Sangiovese. Sangiovese è la sua nota più, se volete, aristocratica, più elegante, però quella che noi toscani immediatamente riconosciamo come la nostra espressione sangiovese. E qui credo che siamo all'espressione più. Il grigio è buono, ci piace, bello, eccetera, però ecco, quando se vogliamo premiarci e fare un evento importante, ci piace sottolinearlo con questo tipo, ovviamente, di Sangiovese, qualche anno in più con questa. Vedete quanto le sfumature in bocca sono sensazioni un po' più eteree, anche un po' di lacca, un po' di smalto, si sente un po' di polvere di polvere di cacao, polvere di caffè, vengono fuori anche delle tostature interessanti anche in bocca. Ecco, sono tutti sentori nobili che il Sangiovese sviluppa con l'anno e con la dovuta trattamento. La persistenza ovviamente è piuttosto lunga, vino che ha tannini, sentite, ci sono, ma sono ovviamente addolciti dall'invecchiamento, non è aggressivo in bocca. Adesso il nostro palato comincia ad essere un po' stanco, però sentite che questo vino si presenta più morbido di quello precedente, più morbido anche quasi del grigio, ovviamente c'è l'invecchiamento, ma c'è anche la diversa caratura dei tannini. Quindi ecco, sicuramente un vino
importante che ha una sua precisa identità. Io mi inserisco qui perché innanzitutto ecco quest'ultima cosa che diceva.